Li avete tutti gli ingredienti? E allora cominciamo! Per prima cosa dobbiamo grattugiare il sapone, vedete come fa Andrea? Ma attenzione alle dita però, eh! Mentre lo grattugiate dovrebbe succedere questo, dovreste vedere dentro il contenitore della polvere. Come seconda cosa prendete un bel limone e grattugiate la buccia. Poi versate insieme il colorante alimentare giallo e il succo del limone. Fatelo poco per volta, in modo tale da ottenere una consistenza come fosse di nuovo sapone, ma non liquido, un po' una poltiglia. Poi prendete degli stampini, quelli che volete, quelli che avete a casa, delle forme che volete. Noi avevamo solo quelli dei muffin e quindi le abbiamo fatte lì le saponette. Quando avete creato la saponetta della forma che vi piace, mettetela nel frigo per una notte. Ed ecco il sapone al limone pronto all'uso.